Di Fazbear's Pizza. Che bel posto per festeggiare il compleanno, Scooby. Grazie. Posso già gustare quella cioccolatosa pizza alle acciughe? Forza, gente, scendiamo. Accipicchia, sono chiusi. Ma era aperto quando abbiamo parcheggiato. Oh, Scooby, sembra che dovremmo festeggiare un altro giorno. Ok. Ehi, cos'è? Non voglio restare per scoprirlo. Una guardia notturna. Ragazzi, che ci fate in questa zona? Beh, siamo venuti per un compleanno, ma il locale è chiuso. Molto strano. Dovrei chiudere il locale tra un'ora. Qualcuno deve aver chiuso prima. Non è possibile, sono l'unico qui. Sembra proprio che abbiamo un mistero fra le mani. Ecco, potete restare qui nel mio ufficio. Siete davvero prudenti qui. I ladri devono adorare la pizza. Non devo tenere d'occhio i ladri, ma ciò che c'è già dentro. In che senso, dentro? Guarda qui. Gnocchi picchia, quello è proprio il sistema di sicurezza. Vedi, la nostra band di animatronic è strana ultimamente. Durante il giorno cantano tranquillamente, ma la notte non vuole proprio stare fermo. Sono certo che quel coniglio ha già lasciato la sua tana. Dovremmo dare un'occhiata per qualche prova. Già all'opera, Fred. Guarda qui. Ehi, quello è il signor Harry Emily, il proprietario del locale. Mi chiedo chi sia l'altro uomo. Non lo so, ma chiunque sia, sembra stia indossando un costume da coniglio. Scooby può sicuramente fiutare qualche indizio. Un momento. Dove sono Shaggy e Scooby? Cavolo, è come un sogno che diventa vero. Bloccati in una pizzeria durante la notte. Tipo, è molto meglio di una casa stregata. Il miglior compleanno. Troviamo la cucina, Scooby. Non c'è niente. Shaggy? Ehi, Scooby, guarda qua. Salsa per pizza!
Cavolo, che inquietante! Sembra che chiunque abbia preso la pizza sia passato attraverso questo muro. Come un fantasma! Ma cosa ci farebbe un fantasma con tutta quella pizza? Non lo so. Chiedi a lui. No! Ehi, quelli sembravano proprio Shaggy e Scooby. I miei occhiali! No, ci picchia! Beh, Scooby, siamo fritti come delle patatine! Addio, amico mio! Guarda, Scooby, credo che l'abbiamo preso! Devo ammetterlo, ragazzi, non avrei mai trovato questa stanza segreta senza di voi. Ma rimane ancora un mistero. Che succede a quel coniglio? Perché non lo riconosci? È William Afton! Già, il vecchio compagno d'affari di Harry. William era geloso del successo di Harry, così ha creato il fantasma di Springtrap per spaventare i clienti del Freddy's. Ma il coniglio non era un robot? Lo pensavamo anche noi all'inizio, ma con la sua brevettata tecnologia Springlock è riuscito a far sembrare la tuta un robot durante il giorno. È uno spaventosissimo fantasma la notte. E se non fosse stato per quegli Springlock difettosi l'avrei anche fatta franca. Ottimo lavoro, ragazzi, un altro mistero risolto. Se questa è una tuta Springlock, quella cos'è? Scooby-Dooby-Doo! Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretending you got a sliver. Scooby-Dooby-Doo,
Ciao a tutti chiunque sia un albero. Ciao a tutti chiunque sia un albero. Ciao! Connection terminated.